Parmenide consegnò il suo pensiero nel poema Sulla natura. Nacque nella seconda metà del VI secolo a Elea, in Magna Grecia. Il suo discorso si fissò sulla figura dell'essere, ma ad un livello squisitamente teorico. Il grande principio parmenideo è che l'essere è e non può non essere, il non essere non è e non può essere. L'essere è la sola cosa pensabile ed esprimibile, e qualsiasi pensare è pensare l'essere. Nel senso che non c'è pensiero che non esprima l'essere, lo stesso è pensare ed essere. Ma se l'essere è e non può non essere, come spiegare il costante divenire dei fenomeni? Empedocle di Agrigento tentò di risolvere l'aporia eleatica, tentando di mantenere la validità del principio che nulla nasce e nulla perisce, ma salvando i fenomeni che l'esperienza ci attesta. Egli negò il nascere e il perire come un venire dal nulla e un andare nel nulla. Nascere e perire hanno una loro plausibilità se intesi come un venire da cose che sono e un trasformarsi in cose che sono. Esistono cioè delle sostanze che eternamente permangono uguali, e queste sostanze sono i quattro elementi fondamentali della natura: acqua, aria, terra e fuoco. Sono le radici di tutte le cose, che generano tutte le cose attraverso mescolanza e dissoluzione. La radice di tutte le cose, dunque, non è unica, ma è strutturalmente molteplice. Anassagora di Clazomene disse che nessuna cosa nasce e muore, ma a partire dalle cose che sono, si ha il comporsi e il dividersi di semi, omeomerie, qualità originarie dell'essere, infinite in quantità e numero. Le cose sono, pertanto, nate da un'originaria mescolanza di semi, a causa del movimento loro impresso dal nous, dall'intelligenza divina. La dottrina atomistica fondata da Leucippo e sviluppata da Democrito segnò l'ulteriore tentativo di rispondere alle aporie suscitate dall'eleatismo. L'essere non è uno, ma una pluralità infinita di atomi, molti, infiniti e invisibili per la piccolezza delle loro masse, geometricamente e quantitativamente differenziati. Il cosmo e le cose si spiegano unicamente così, con gli atomi e con il loro movimento, meccanico, necessario e infinito. Il movimento deriva non da altro che dallo stesso movimento, nel senso che tutti gli atomi sono originariamente ed eternamente in movimento per loro stessa natura.